Radio SF, la radio delle tue passioni. Radio SF, informazione locale. Un cordiale benvenuto amici ascoltatori, oggi è lunedì 30 luglio, in studio Alessia De Michelis, Giuliana Murgia, ma vediamo gli argomenti di questa edizione e apriremo con il maltempo che si è verificato tra venerdì e sabato, un po' in tutta la zona, vedremo quali sono state le criticità. Parleremo poi del disegno di legge approvato in regione giovedì sui piccoli comuni e sulla gestione associata, vedremo insieme quali sono le novità. Ieri festa al treno dei bimbi a Osso di Croveo, il nostro Jacopo ha intervistato il presidente della provincia Massimo Nobili e Paolo Cattaneo. Passeremo poi a una rassegna di tutti i controlli svolti dai carabinieri durante questo weekend. L'assessore all'urbanistica di Verbania propone varianti al piano regolatore per il turismo. Ci dedicheremo poi ai vincitori dell'edizione di Malescorto 2012. Francesco Gaiardelli alla festa del treno dei bimbi risponde in qualche modo all'articolo della stampa nel quale il presidente Nobili parlava di chiusura dello stabile dei vigili del fuoco di Domodossola perché lo Stato non ha corrisposto la pigione. E vi forniremo poi alcune comunicazioni di servizio sulle chiusure estive di alcuni servizi. E poi ancora nel Cusio il Torino Calcio con tanti allenamenti aperti al pubblico. E passeremo poi a parlare dei consueti appuntamenti che ci aspettano. Bene, ma iniziamo Michela dalla situazione che si è creata con i temporali di venerdì e sabato, in particolare sabato c'è stato un temporale che si è scatenato sull'Ossola creando disagi abbastanza importanti, ma per fortuna nessun incidente a persone, quindi di rilievo in quel senso. C'è da dire che a Canza, in Val Formazza, ci si sono prodotti diversi allagamenti e una frana è caduta, ma anche in tutta l'Ossola diversi allagamenti. C'è da rilevare il solito allagamento al sottopasso della ferrovia in regione Nosere, proprio all'ingresso di Domodossola. Probabilmente ci sono stati criticità per coloro che hanno transitato sulla superstrada per effetto di aquaplaning, perché ci sono le solite pozze d'acqua che sono lì da quando la superstrada è stata costruita. Purtroppo è caduto un fulmine sul castello di Trontano e i vigili del fuoco hanno dovuto intervenire per mettere in sicurezza il tetto. Disagio all'imbarco sui treni navetta Iselle di Trasquera. Per quanto riguarda invece la zona del Cusio, dobbiamo riferire che è stato particolarmente violento il maltempo sulla provinciale dall'altra parte del lago, diciamo quella che noi chiamiamo così, da Alzo di Pella fino a Madonna del Sasso. Smottamenti in quella tratta, caduta una violenta grandinata anche sull'abitato di Pettenasco e da Pettenasco Meno addirittura ha imbiancato il comune di Pettenasco, e sul lago erano fuori in canoa due giovani turiste le quali hanno avuto per il forte vento l'imbarcazione, la canoa rovesciata da questa raffica fortissima, ma fortunatamente è intervenuto un turista tedesco che le ha aiutate a tornare a riva. E i problemi causati dal maltempo non riguardano soltanto il nubifragio che si è abbattuto nella giornata di sabato, ma come ricordava Giuliana anche venerdì. Infatti c'è stato l'allagamento della galleria elicoidale di Varzo, dove passano i binari del Sempione nel tratto tra Varzo e l'imbocco del tunnel ad Iselle. Il traffico ferroviario si è interrotto su entrambi i binari da poco dopo le 19 ed è ripreso solo sul binario solo dopo le 20:30. Lo stesso problema alla galleria si era riscontrato tre notti precedenti, quando un treno merci venne bloccato per tre ore nell'elicoidale. La galleria si conferma quindi uno dei punti più delicati della linea del Sempione e da anni si parla di una nuova linea che colleghi Domodossola con Iselle, ma la crisi di questi anni non lascia molte speranze a questa realizzazione. Bene, ieri c'è stata la festa al treno dei bimbi a Osso di Croveo, dove è stato presentato anche il libro di Gianfranco Quaglia
Oscar Luigi Scalfaro, una storia novarese, e era presente per noi il nostro Jacopo, che ha intervistato, sentiremo subito, Massimo Nobili, a seguire Paolo Cattaneo. Una bellissima giornata, la festa Treno dei Bimbi, che è un luogo significativo dell'Ossola, ma di tutto il territorio, che sempre di più ospita anche persone da fuori dei confini del Verbano Cuseossola. E poi oggi una giornata speciale, perché abbiamo ricordato un amico del Treno dei Bimbi, di padre Michelangelo, della comunità del Verbano Cuseossola, Oscar Luigi Scalfaro. Penso che ci ha trasmesso e ci ha lasciato veramente il suo essere uomo delle istituzioni, il suo essere uomo della fede, il suo essere uomo a difesa della Costituzione, ma soprattutto ci ha lasciato lui e padre Michelangelo questo luogo di solidarietà, di sussidiarietà, questo luogo che ha permesso a tanti giovani di essere felici e continua a permettere a tanti ragazzi di poter salire a divertirsi. Sono venuto molto volentieri, ritornato qui per l'ennesima volta al Treno dei Bimbi, questa magnifica realizzazione su invito di padre Vincenzo, ricordando quel grandissimo frate che è padre Michelangelo, e questa amicizia vera, sincera, profonda tra padre Michelangelo e presidente Scalfaro. L'occasione era la presentazione di questo libro che è stato scritto dal giornalista Gianfranco Quaglia su Scalfaro. Tantissimi ricordi, è un punto comune, dicevo prima, tra padre Michelangelo e Oscar Luigi Scalfaro. Uno un frate, l'altro un uomo pubblico, presidente della Repubblica. Comune denominatore è la fede nella Divina Provvidenza, la devozione alla Madonna, San Francesco, e il credere nell'uomo, il credere nella persona e servire la persona. Sono stati due grandi servitori e sono stati sempre attenti alla persona, soprattutto ai più deboli. Scalfaro aveva come punti di riferimento due libri, il Vangelo e la Costituzione, che ha amato fino alla fine e ha cercato di viverla nel migliore dei modi, soprattutto concependo la politica che è null'altro che pensare agli altri, interessarsi degli altri, di tutti e soprattutto dei più deboli. E spostiamoci ora a Torino, dove giovedì è stato approvato il disegno di legge sui piccoli comuni e sulla gestione associata. L'assessore regionale agli enti locali Elena Maccanti ha commentato che per i 1206 comuni piemontesi questa è una legge costruita sulla realtà della nostra regione. I comuni sotto i 5.000 abitanti in pianura e sotto i 3.000 abitanti in montagna, come prevede la normativa statale, devono gestire in forma associata le funzioni fondamentali attraverso l'unione o la convenzione. Quindi sono state ridefinite le funzioni fondamentali, come sono ad esempio l'organizzazione generale dell'amministrazione, la gestione finanziaria e contabile di controllo, l'organizzazione dei servizi pubblici, il catasto e altri servizi, e il Piemonte in particolare abbassa la soglia demografica prevista a livello nazionale di 10.000 abitanti e la fissa a 3.000 per la montagna e 5.000 per la pianura, l'innalzamento poi a 40.000 abitanti della soglia minima nell'associazione dei comuni per la gestione delle politiche sociali. Saranno poi i comuni, nel rispetto dei requisiti, a proporre alla regione la forma associativa e l'ambito territoriale, e nessuna marcia indietro per le comunità montane, che si trasformeranno in forme aggregative su volontà dei comuni aderenti, riconoscendone la peculiarità montana. Le funzioni gestite dalle comunità montane verranno riordinate e attribuite quindi ai comuni, che dovranno gestirle in forma obbligatoriamente associata. E a questo proposito sentiamo il commento del consigliere regionale PD Aldo Reschigna, che appunto ha dichiarato: la gestione associata non deve essere concepita solamente come un obbligo di legge, ma come la condizione per mantenere un sistema dei servizi alle comunità locali. Abbiamo ottenuto che entro un anno vengano riviste tutte le leggi regionali che affidano funzioni amministrative a comuni e province, ispirandosi a due criteri. Il primo è che la regione non può più gestire funzioni amministrative, e il secondo è che ogni funzione amministrativa deve essere affidata a un unico soggetto, evitando quanto è ancora recentemente avvenuto, dove tutti fanno tutto.
Verbania, l'assessore all'urbanistica della città Marco Paracchini ha proposto al Consiglio Comunale una variante al piano regolatore al fine di poter utilizzare edifici dismessi di varia provenienza per creare strutture per un turismo legato agli anziani che abbia anche connotazioni sociosanitarie e riabilitative, la cui gestione sarebbe poi affidata a privati. Il Consiglio Comunale della città ha votato a favore a maggioranza, si sono astenuti i consiglieri di Rifondazione Comunista. E passiamo ora a parlare dei controlli svolti dai carabinieri in questo weekend. Infatti i carabinieri delle compagnie di Verbania e Domodossola, con il coordinamento del comando provinciale, nei giorni scorsi hanno svolto un'importante operazione di controllo sul territorio provinciale, su diversi ambiti, dalla circolazione alla guida sicura, dai locali pubblici alla sicurezza nei cantieri di lavoro. Sono stati impiegati una decina di mezzi e il nucleo di volo della base di Volpiano, potenziato anche il controllo sui tre laghi Maggiore, Orta e Mergozzo. E sempre alla festa di ieri del Trenino dei Bimbi c'era presente Francesco Gagliardelli, consigliere del distretto turistico dei Laghi, ma anche vigile del fuoco. Ricordo che con Francesco Gagliardelli in onda il 7 agosto prossimo sulla nostra emittente alle 10.03 alle 19.20 ci sarà una lunga intervista con le sue riflessioni e le sue proposte sul turismo in terra ossolana. Ma dicevamo, Francesco è anche vigile del fuoco e ha risposto brevemente alla dichiarazione del presidente della provincia Nobili sullo sfratto ai vigili del fuoco della caserma di Domodossola, che era peraltro apparso sulla stampa nei giorni scorsi, sfratto per morosità da parte del Ministero dell'Interno. Sentiamo cosa ha detto. Questa mattina, incontrando il presidente Nobili qui in questo bellissimo posto dedicato ai treni dei bambini, abbiamo avuto modo di chiacchierare, di così insomma chiarire un po' l'articolo che ieri ho letto sulla stampa, che parlava del possibile sfratto del distaccamento dei vigili del fuoco a Domodossola. Una notizia preoccupante che ha destato sbigottimento e un certo anche dissenso. Ho telefonato alla redazione della stampa dicendo che insomma chiaramente qual era la mia posizione, il mio pensiero da vigile del fuoco volontario e da rappresentante del distretto turistico. Chiaramente tutto ciò è preoccupante, capisco le ragioni istituzionali che possono spingere la presidenza della provincia in questo momento a muoversi in tale direzione. La legge Monti al momento e la cosiddetta spending review messa in atto dal governo tecnico chiaramente sta creando degli enormi problemi a tutta la parte gestionale della nostra provincia. Quello che mi dispiacerebbe veramente è che a farne le spese siano anche i vigili del fuoco, che sono la prima forza di protezione civile dello Stato. Quindi assolutamente ho espresso il mio dissenso, la mia preoccupazione e ho preso una posizione chiara nei confronti di questa situazione. Quindi sarà nostro dovere vigilare per l'appunto sulla situazione, perché la caserma di Domodossola ovviamente è parte del patrimonio sociale importantissimo della città e di tutto il territorio. È chiaro, come mi ha detto questa mattina il presidente Nobili, qualora ci fosse questa decisione, la collocazione alternativa a quella attuale per i vigili del fuoco ci sarà, ma questo ovviamente per chi conosce la logistica e conosce ciò che comporta lo spostamento di un apparato come quello sa benissimo che comporterebbe dei problemi non indifferenti, quindi la logica ci direbbe non tocchiamo nulla, lasciamo tutto com'è e diamo spazio chiaramente in primis a una realtà così importante. Ultimamente non ti nascondo di essere abbastanza preoccupato, perché negli ultimi anni insomma nell'Ossola c'è stato un lento e continuo impoverimento di servizi, tagli alla sanità, tagli alla cultura, tagli a tutto ciò che riguarda il sociale. Questo mi preoccupa abbastanza e da un lato mi fa arrabbiare, nel senso che dico non è possibile che una realtà come la nostra, che è già geograficamente abbastanza defilata e con delle problematiche già naturali, venga continuamente e costantemente messa in crisi da purtroppo decisioni politiche che arrivano dallo Stato centrale e che ci si mette spesso in difficoltà. Quella di ieri, per concludere, non voglio essere prolisso, è stata una notizia un po'
un po' shock, quindi insomma effettivamente, anche se ho avuto modo di capire e di chiarire un po' gli aspetti tecnici col Presidente questa mattina, rimango ancora fortemente perplesso in merito a questa decisione. Quindi, così ironizzando, ho detto: sputerò fuoco come Grisù, ma difendiamo e rispettiamo il lavoro dei Vigili del Fuoco nella maniera più assoluta. E questo sabato si è conclusa la 13ª edizione del Festival Internazionale Male Scorto. 285 in totale le opere presentate, giunte da 30 paesi, e 37 le finaliste, proiettate durante le prime 4 serate del festival, dal 23 al 26 luglio. Alcuni gli eventi collaterali che hanno caratterizzato questa 13ª edizione di Male Scorto: ad esempio venerdì 27 la consueta serata speciale ha visto il percussionista Davide Merlino alle prese con la sonorizzazione del documentario Microcosmos. Sabato 28 alle 10 del mattino al Museo del Parco Nazionale della Val Grande si è svolto anche il 13° convegno internazionale Cercando il Cinema, dal titolo La Nuova Rivoluzione nel Cinema. Sono intervenuti, oltre a Giancarlo Baudena, direttore artistico del festival, Ilva Fontana, cineasta, regista teatrale e attualmente vicepresidente dell'associazione Cercando il Cinema, Paolo Ramoni, direttore artistico del Film Festival Centovalli, e Patrick Barnett, montatore cinematografico tra i pionieri del cinema digitale. I relatori si sono infatti confrontati sulla questione dell'avvento del digitale in rapporto all'uso tradizionale della pellicola. Ma vediamo ora quali sono stati i vincitori delle rispettive sezioni. Le sezioni in totale sono 8 e alle premiazioni erano presenti il regista italiano Riccardo Salvetti, vincitore per la sezione documentario, con Gabani due volte campione, e invece anche il regista svizzero Fabrizio Albertini, vincitore della sezione documentazione territorio, con il cortometraggio Confini. Per le altre sezioni, per la sezione ecologico animazione ha vinto The Change del Mozambico, mentre per la sezione scuole ha vinto Purim italiano. Per la sezione ecologico fiction ha vinto la Spagna con The Holy Flower, e per la sezione animazione ha vinto la Slovenia con Dance of Death. Infine, per la sezione fiction ha vinto la Spagna con The End of the World, e per la sezione per la sezione ecologico documentario ha vinto la Bolivia con Bienvenidos. Bene, da oggi il Torino Calcio, che dalla prossima stagione calcistica torna in Serie A, sarà nel Cusio per 2 settimane di allenamenti allo stadio Liberazione di Omegna, predisposto per l'occasione in ogni dettaglio. L'alloggio dei Granata sarà all'albergo La Prodo di Pettenasco. Soddisfazione è stata espressa dagli amministratori e dagli sportivi, ma non soltanto. Gli esercenti di Omegna hanno concordato con l'amministrazione comunale il progetto Scontoro, ossia sconti speciali per i clienti fino alla permanenza dei Granata in città. Nel pomeriggio di oggi i giocatori avranno già il primo allenamento alle 17, poi ogni giorno dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 17 alle 19, cui si potrà assistere. Venerdì prossimo segnaliamo la grande festa con la Notte Granata. Maggiori informazioni potrete averle al 347 255 3554. E passiamo ora ad alcune informazioni di servizio. Chiusura dell'ufficio di Domodossola della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del VCO. La Camera infatti conferma che la sede staccata di Domodossola rimarrà chiusa da lunedì 13 agosto a venerdì 31 agosto. Il servizio al pubblico sarà comunque assicurato dagli uffici della sede di Baveno, Villa Fedora, strada statale del Sempione, con i seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle ore 13. L'ufficio di Domodossola riaprirà al pubblico lunedì 3 settembre 2012, mentre la linea ferroviaria a sud del Sempione verrà interrotta per 3 settimane a partire dal 12 agosto. Infatti RFI informa che rinasanerà la galleria di Varzo sulla rampa sud del Sempione. Il traffico ferroviario sarà completamente interrotto tra Iselle di Trasquera e Domodossola da domenica 12 agosto a domenica 2 settembre. Quindi le ferrovie consigliano ai viaggiatori da e per l'Italia di circolare via Gottardo, ma è comunque previsto un servizio di autobus sostitutivi del treno.
E ricordiamo sempre per motivi di servizio che per permettere alcuni lavori alla stazione di Selle da parte di Rete Ferroviaria Italiana, da venerdì scorso è proibito parcheggiare nel piazzale davanti alla stazione di Selle, mentre è possibile lasciare l'auto nel piccolo piazzale prima della stazione stessa. Dal giorno 11 agosto il divieto di parcheggio sarà esteso a tutta la zona, compresa la strada. Per questo dal 27 luglio scorso il Comune di Trasquera mette a disposizione di tutti gli utenti il parcheggio davanti alla strada nell'ex area Enel. Chi volesse maggiori informazioni può contattare il 328 238 0462. E passiamo ora agli eventi sul Lago Maggiore. Dal 1 al 5 agosto ci sarà Aspettando il Festival della Comicità del Lago Maggiore. Nella prima metà del mese, quindi grazie alla rassegna Teatro Cultura, il lungo lago di Pallanza sarà la passerella per una serie di spettacoli che valorizzeranno le compagnie locali e che introdurranno appunto il Festival del Teatro e della Comicità del Lago Maggiore. Aspettando il Festival del Teatro e della Comicità, questo è il titolo, terza tappa di Tecu Teatro Cultura, prevede il coinvolgimento di 4 compagnie di teatro amatoriale della città, ovvero la città di Verbania ovviamente, Teatro Senza Tempo, I Quattro Gatti, Vento di Teatro e la Compagnia del Dialetto da Intra, che saliranno sul palco rispettivamente mercoledì 1, giovedì 2, venerdì 3 e domenica 5 agosto, inizio degli spettacoli alle ore 21 con ingresso gratuito. Il tutto poi per arrivare, come il titolo suggerisce, sino a domenica 12 agosto, quando irromperà la verve comica della truppa ruolata dal Festival del Teatro e della Comicità del Lago Maggiore. Anche in quel caso inizio di spettacoli alle ore 21:30 e ingresso libero. A garantire per il successo di questa edizione è Pellicini, papà del festival e direttore artistico, insieme a Francesco Salvi, che ha commentato: in qualità di direttore artistico sono lieto di accogliere il mondo del teatro amatoriale, spesso superiore a quello professionale quanto a qualità di scena e passione artistica. Alla rassegna culturale Tecu 2012 e alle compagnie di teatro che si esibiranno dal 1 al 5 agosto a Verbania va il mio personale ringraziamento per l'impegno e la fatica nell'inscenare eventi di spicco in attesa della data del nostro festival del 12 agosto. Bene, siamo in chiusura. Vi ricordo che alle 10:03, in replica alle 19:20, Filomena Viscomi conversa con la psicologa dottoressa Manola Vadalà su counseling e psicoterapia per adolescenti. Ma chiudiamo con il tempo elaborato da Fulvio Romano per il quotidiano La Stampa, pagine Piemonte Valle d'Aosta. Era convinzione diffusa nella civiltà a scavalco tra Piemonte e Provenza che fosse opportuno rivolgersi a Santa Marta, che è caduto ieri, affinché facesse piovere, specie dopo i periodi di prolungata siccità. I temporali che in questi ultimi giorni hanno battuto il nord-ovest non sono però stati sufficienti a calmare la sete che ormai da mesi affligge le campagne, tanto più che cambi anche temporanei di clima non appaiono all'orizzonte. È vero che l'anticiclone africano ha mollato leggermente la presa sul nord-ovest, lasciando filtrare qua e là spifferi atlantici più freschi, e così continuerà anche nei prossimi 3 giorni, ma da giovedì venerdì riprende in pieno il dominio tropicale con nuovo aumento delle temperature e perdurante siccità, insomma si soffre. Tra oggi e mercoledì giovedì ci gioveremo di qualche refolo settentrionale in più che abbasserà di un po' sia le minime che le massime e provocherà altri temporali locali. Domani e mercoledì soprattutto sul Verbano e sul Biellese, mercoledì sul Novarese e Vercellese. Dopo un giovedì con ancora possibili rovesci sul Cuneese, venerdì e sabato appaiono degni della più calda delle estati. Buona fortuna da noi. E con questo restituiamo la linea alla rete.